Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste, ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Buongiorno, Urgufan, tutto bene? Sto preparando una cosa per gli Urgufan, quelli che hanno fame da mangiare. Oggi facciamo una specialità. Facciamo un piattino particolare con le olive fresche, che non bisogna poi tirarne giù tante, bastano una ventina. Ci siamo già. Guardate che belle che sono, guardate. Guardate, sono veramente belle queste olive. Queste è una specialità. I sardi, che sono gente di campagna, che noi veniamo dalla campagna, dalla montagna. Veniamo da dove ci sono questi frutti speciali, queste olive belle, guardate che belle che sono. Non ne faccio cadere neanche una perché sono veramente preziose. Guardate la bellezza di questa frutta, guarda. Guardate qua questo ramo come ricco di olive, guardate che bello che è, guarda. Che cosa bella! Oh, siamo contenti di vedere la frutta nostra e la prendiamo con le nostre mani, eh? Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Adesso queste olive le portiamo in cucina. E vi faccio vedere che cosa devo fare. Facciamo un pranzetto particolare per gli Urgufan e si chiama non ve lo dico adesso, dai, ve lo dico dopo. Andiamo, venite con me. Zuppa di verdure con le cipolle cotte, come le faceva lalla, l'aglio e le zucchine che buone che sono, come le faceva lalla, ma lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pirodi si aggancia e resta lì, e lalla non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pirodi si aggancia e resta lì, si aggancia e resta lì, e boh! Ah, allora, Urgufam. La ricetta oggi è funghi all'olivetto. Uno dirà: com'è questo funghi all'olivetto? È una ricetta che mia nonna Peppa mi aveva insegnato che avevo 7 anni. Immaginatevi un po'. Allora le olive erano grandi, grandi, grandi. Però anche quelle che abbiamo preso noi oggi sono abbastanza grandi. Che cosa devo fare con le olive? Io ne prendo così, guardate, una manciata. Ne prendo una manciata così. Le appoggio qua sul marmo, ecco qua, vedete? Le appoggio sul marmo e vado a lavorarle. Come? Così, do un colpo e l'ho schiacciata. Guardate, vedete? Guardate la bellezza di questa cosa qua. Guarda, basta schiacciarle. Ecco qua, guarda. Urgufan, cosa ne dite? E queste qua vengono schiacciate perché poi dobbiamo fare un'operazione. Faccio in fretta perché non è molto difficile farlo, vedete? Basta un colpetto e loro sono già lì con la bocca aperta, vedete? Guarda. Eccolo qua! Ma lalla non c'è più! Si è fidanzato ormai, col figlio di Pirodi si è agganciato e resta lì. Allalla, un colpo così gli va bene. Allalla, così. Allalla. Ho saputo che Lalla gioca a pallone. Sono andata nel campo sportivo, però non la vedevo. Dicevano allalla, allalla. Poi non ho capito. Poi si vede che era sempre a destra, dicevano l'ala destra, l'ala destra, boh, non l'ho, io so che gioca a pallone, ma non l'ho mai vista, boh. Ecco qua, abbiamo quasi finito, ecco ancora ce ne sono due, una e due, eccola qua, fatto.
Allora, cosa succede? Che noi prendiamo queste olive e le mettiamo nella casseruola. Eccola qua. Oh, una è caduta, non fa niente. Mettiamo qua dentro. Oh, poi cosa facciamo? Aggiungiamo l'olio, eccolo qua. Non molto, basta una quantità, perché ci va una quantità di funghi, ecco qua, a posto così. E poi cosa facciamo? Prendiamo due peperoncini, vedete questi qua piccolini, questi qua piccolini, e si mettono così. Ecco qua, un pizzico di sale, non troppo sale, ecco qua, così. Un pizzico di sale, poi ci va l'aglio, e con l'aglio facciamo la stessa operazione, dobbiamo solo calcare così, vedete? Guardate la velocità che abbiamo noi sardi facendo la roba da mangiare. Guarda, eccolo qua, si muove così e viene fuori tutta la buccia. Guardate, guarda. Ah, la buccia è tutta venuta fuori, guarda. Eccola qua, la buccia è venuta fuori. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pironi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Ecco qua l'aglio, prendiamo un po' di cipolla, eccolo qua. Un po' di cipolla, coltello per tagliare la cipolla, ce l'abbiamo qua, ecco. Guarda che roba, guarda. Eccolo qua, fatto. La cipolla, abbiamo messo il sale, abbiamo messo tutto. Ecco qua, mettiamo i funghi adesso. Attenzione, una quantità di funghi sufficiente per due persone. Ecco qua, sufficiente per due persone. Allora, accendiamo il fuoco. Eccolo qua, abbiamo acceso il fuoco, abbassiamo un pochettino la fiamma, così. Eccolo qua. Intanto volevo ringraziare tutti gli Urgufan che mi mandano le loro ricette. Che bello! Vi sto stimolando, stimolando, vi sto stimolando. Cari Urgufan, ci stiamo divertendo. Le olive sarde messe in questo modo hanno quel sapore forte che non troviamo mai nelle olive bucate che compriamo. Cioè, ve lo dico perché le olive bucate hanno un sapore diverso dalla forza dell'olivo vero. Questo verde, eccolo qua, guardate. Quindi, funghi all'olivetto. Quando cuoce tutto quanto, l'olivo diventa una crema. È amaro, giustamente è amaro perché l'oliva, essendo fresca, è amara. Però questo amaro fa bene al sangue. E purifica. Me lo diceva nonna Peppa. Ehi, nonna Peppa, gliel'aveva detto un fidanzato che ha avuto, era un fidanzato di Baunei, bravo ragazzo, aveva una 500, e a quei tempi avere una 500 non era facile. Lui aveva la 500 e andava in campagna con la 500 a prendere i funghetti, a prendere le olive. E intanto faceva la corte a nonna Peppa. C'erano ancora anche allora i galletti. Ecco qua, vedete, sta iniziando a friggere tutto quanto. Guardate la bellezza. Ecco, adesso lasciamo cuocere un pochino. Va bene? Lasciamo cuocere un pochino, dopodiché vediamo un po' come si svolge, come prosegue tutta la lambaram di questo piatto particolare che mi aveva insegnato nonna Peppa. Allora aggiungo un pochettino di
di brodo, eccolo qua. E nel frattempo vado a preparare il prezzemolo. Prepariamo il prezzemolo così. Tagliamo, lo sminuzziamo un pochino, eccola qua, e lo teniamo pronto per quando finisce di cuocere, perché il prezzemolo va sempre, se vogliamo avere il sapore, a crudo. Il prezzemolo e il basilico vanno sempre a crudo, perché sennò il caldo va a smorzare i sapori naturali della cucina. Ma la non c'è più, si è fidanzato ormai col figlio di Filoni, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì, e giriamo ancora, giriamo perché qui è quasi pronto. Come si asciuga un pochino l'acqua, siamo pronti. Eh sì. Mettiamo ancora qualche minuto. Ecco qua, il piatto è pronto, abbiamo già spento. E cosa succede adesso? Cosa succede? Attenzione, è una magia. È una magia. Scopriamo. Ecco, in aggiunta al, diciamo, all'olivetto, si può mettere o della pasta in bianco oppure del riso. Eccolo qua, facciamo una magia. Guardate. Poi si prende e si mette a fianco una quantità di fungo e qualche olivetto, così, eccolo qua. Un pochino di olio sopra, anche un po' di olio qua sopra il riso, è un riso in bianco, fatto proprio in bianco, e poi si mette un pochino di origano, così, e il prezzemolo, eccolo qua. Signori miei, la magia è pronta. A tavola! Ma la non c'è più! C'è fidanzato ormai! Pazzu, pazzu, pazzu! Pazzu, pazzu, pazzu! Pum, pum! Avete visto? Guardate la bellezza di questo piatto a chilometri zero, senza contachilometri! È una cosa incredibile! I funghi raccolti qua, le olive raccolte qua, il prezzemolo raccolto qua, il peperoncino comprato là, e sono tutta una cosa veramente bella. Io adesso non so, ho vergogna assaggiarlo, perché sono sicura che è buona. Sono sicura che è buona. Mamma mia! Lo assaggiamo, mamma mia, che cosa buona. Voi qui non ci siete. Io me ne vado perché è troppo buono. È incredibile. Urgufam, grazie per l'attenzione. Un bacino di vino. Quell'amarognolo che si accompagna col fungognolo, col prezzemolognolo. Con tutte queste cose è veramente eccezionale. Non vi dico, non ve lo racconto, è una cosa veramente buona. Urgufran, grazie per l'attenzione. Vi saluto, vi abbraccio forte e mandatemi le vostre ricette. Fatela questa qui che è meravigliosa. Ricordatevi, le olive verdi tolte dall'albero, pestate, maltrattate e poi cotte. Ok? Ciao! Ciao a tutti, ma la non c'è più, si è fidanzata ormai, col
Col figlio di Pino si è agganciato e resta lì, si è agganciato e resta lì.